Popolo Rossonero, amici di YouTube, benvenuti al Benzinero Stadio in questa giornata di sole che anche a Benzinero Stadio, anzi mi tiro via la giacca, si sta da re. Detto questo, raga, stiamo calmi, stiamo molto, ma molto calmi. E perché vi dico questo? Ve lo dico, ma prima voi iscrivetevi al canale del Benzinero, campanella degli aggiornamenti, condividete il video con gli amici, gli amanti, i parenti, le nonne, le zie e tutti quelli che volete. Perché vi dico stiamo calmi? Allora, in questa settimana c'è stato Mourinho alla Roma. Mourinho, un ottimo allenatore, dopo io ve l'ho detto, esonerato, comunque niente. E i milanisti cosa hanno fatto? Non tutti, però molti milanisti. È iniziato il dramma. E vede, ci siamo sparati una scamionata di seghe mentali. E guardate, la Roma sta già pensando in grande, sta già pensando al prossimo campionato. E questi qua, la Juve prende Allegri, e la Roma c'ha Mourinho, il Milan invece non c'ha un cazzo, non c'ha un progetto, non spende i soldi. Allora, stiamo molto calmi. Perché la Roma ha già annunciato che Mourinho sarà il prossimo allenatore, secondo me, non perché ha progetti superiori al Milan. La Roma annuncia Mourinho semplicemente perché da adesso alla fine, anche se le perde tutte, se ne strafotte, non ha più niente, è vero, c'è il settimo posto da conquistare l'Europa lì, quello che è, ma mentalmente la Roma ha staccato la spina, può già cominciare a progettare, può già fare questo colpo che, raga, in borsa gli è costato un più 22%, quindi è anche una mossa speculativa che gli ha fatto a Frinkling, gli ha fatto guadagnare un sacco di soldi solo questa manovra qui. Il Milan invece, perché non può, perché ho già sentito qualcuno, invece noi continuiamo con Pioli, ho capito, è ovvio che Maldini deve dire questa cosa. Perché poi, perché se Maldini dicesse oggi, ragazzi, ero a pompare benzina per quello che ho bloccato il video, per, dicesse ragazzi, dall'anno prossimo Sarri è l'allenatore del Milan, Çalhanoğlu se ne va, prendiamo Van Buyten, prendiamo Menez, prendiamo quel cazzo che ci avete voglia. Ecco, sarebbe un suicidio tecnico, perché rischieremmo di fallire letteralmente la stagione. Noi, a confronto della Roma, ci stiamo giocando un posto Champions. Quindi è tutto congelato. Non stiamo lì a tirarci matti che gli altri stanno facendo qualcosa e noi no. L'Inter può già progettare adesso il suo futuro e può già anche dirlo ad alta voce, perché tanto loro hanno già vinto il campionato, non si stanno più giocando niente. Ma noi che abbiamo qualcosa di importante, dobbiamo mantenere la calma. I nostri progetti futuri, sicuramente Maldini sa già dentro di sé, se non andassimo in Champions, chi sarà il prossimo allenatore, i giocatori che hanno intenzione, il mercato che hanno intenzione di fare in caso di qualificazione in Champions, il mercato che potranno fare in caso di non qualificazione in Champions. Quindi stiamo calmi su questa cosa qui, non agitiamoci, non è che se gli altri sono partiti prima di noi, noi siamo delle merde umane e non riusciamo a, e se faremo un mercato da retrocessione. No, attenzione, sicuramente il Milan non spenderà soldi ed è lì che interverremo noi che vogliamo una squadra competitiva, ma non oggi, oggi noi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a mantenere un ambiente sereno per raggiungere il nostro obiettivo, che è andare in Champions assolutamente. Dopo, quando arriverà il mercato, allora, se non sarà fatto un mercato per tornare a vincere, possiamo incazzarci tutti, ma non adesso, perché dopo è naturale. Io ho guardato Manchester City,
Paris Saint-Germain, partita cazzo esagerata. Il Paris Saint-Germain ha attaccato a testa bassa il Manchester City, anche ha vinto il Manchester City. Poi ho guardato Chelsea-Real Madrid, dove il Chelsea ha dominato in lungo e in largo. Lezione di calcio al Real Madrid. Ho visto queste squadre e ho visto che siamo indietro una vita. Io la Champions me la voglio tornare a giocare alla pari. Non voglio fare la squadra materasso che prende calci in culo. Io me la voglio giocare alla pari. Quello ci vorrà del tempo. Ma non voglio che del tempo vuol dire 10 anni. Del tempo vuol dire che posso aspettare 1 anno, 2. Ma al terzo voglio giocare alla pari. Perché siamo lontani anni luce da queste squadre. Ma oggi, giovedì 6 maggio, dobbiamo stare tutti più calmi. Quindi sempre forza Milan, godiamoci questa giornata di sole e ci vediamo domani.